Allora, sta per partire una nuova avventura con la Emma Villas. Che cosa hai pensato appena hai ricevuto la chiamata appunto del direttore generale Pistolesi e cosa ti aspetti per la nuova annata? Beh, la chiamata del direttore sportivo Marco Pistolesi è stata sicuramente ben accetta perché ho sentito molto parlare dell'Emma Villas come società, una società molto seria e una delle società emergenti nella Serie A e ha fatto tre grandi promozioni, ha un grandissimo livello tecnico e spero di dare il mio contributo per questo anno e speriamo che vada tutto bene. Tu sei reduce da un'esperienza importante a Baku, com'è andata questa esperienza? Al di fuori del risultato, che comunque non è stato sicuramente soddisfacente, penso che sia stata una bellissima esperienza, e anche perché comunque erano i primi giochi olimpici europei fatti dall'Italia e comunque una grandissima esperienza, giocata ad altissimi livelli con giocatori che giocano molto più grandi di me, che giocano in altre società italiane, e sono molto contento. Tu sarai affiancato ovviamente anche da giocatori più esperti. Che cosa ti aspetti dal nuovo anno? Che gruppo ti aspetti di trovare? Beh, sicuramente un gruppo che con me e altri miei compagni ringiovaniremo e sono molto contento di questo, ma sicuramente con i giocatori più esperti di me ci sarà sicuramente molto da imparare e non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza. Se hai sentito parlare dell'Emma Villas, avrai sentito parlare anche dei suoi tifosi. C'è qualcosa che vuoi promettere alla tifoseria Emma Villas? Ma è la mia prima esperienza in Serie A e spero innanzitutto di portare a casa un buon risultato in campionato e speriamo e vediamo di portare a casa una coppa, chi lo sa, la Coppa Italia. Tra le altre cose, giochi diciamo in casa perché sei toscano, di origine toscana e giochi appunto in Toscana, questo può essere un elemento in più per spingere forte. Beh, sì, sicuramente gioco in casa, sono terre che conosco, anche venendo qua mi sentivo a casa e dopo 4 anni fuori sono molto contento di stare qua chiusi. E è come essere a casa, ecco, speriamo che mi trovi bene e che vada tutto bene.